Bucchi, come al solito, molto sereno nell'accettare questo pareggio, peraltro importante, però a me fa rabbia. Possiamo fare altrimenti. Certo. Però io che sono che una veste non ufficiale dico, mi fa rabbia quel rigore concesso alla fine del primo tempo quando si è visto sul rimpallo nettamente che forse aveva toccato la palla un attimo prima della conclusione dell'attaccante avversario. Ma non entro nel merito dell'episodio, io ecco, appunto. Ufficialmente sono molto sereno, dentro ovviamente c'è uno stato d'animo di rammarico, non di rimpianto perché ci abbiamo provato in tutti i modi, ma di rammarico per non aver concretizzato alcune situazioni. Poi vabbè, quell'episodio lì, ripeto, l'arbitro ha deciso così, lo accettiamo. Vabbè. Ecco, l'altro episodio ti stava per dare clamorosamente ragione, quello slalom di Orlando, conclusione mirata nell'angolino, portiere battuto, un difensore che ribatte sulla linea bianca. Tu avevi cambiato un poco prima Giuffrida appunto con Orlando per passare praticamente un 4-2-4 per alzare un po' il baricentro e soffrire di meno e tentare di vincere. Sì, abbiamo visto che loro ci chiudevano abbastanza centralmente, quindi volevo dare un po' più di peso di uno contro uno sugli esterni e quindi mi ha messo dentro Orlando, che era un giocatore che può mettere in difficoltà chiunque, specie a partita iniziata. Poi oggi è una giornata caldissima, quindi la stanchezza cominciava a farsi sentire e Orlando l'ha sempre fatto bene. Quindi sapevo che poteva darci molto, ci siamo sbilanciati tantissimo. Appunto, poi nel finale un po' di sofferenza. Ma sì, era una sofferenza calcolata sinceramente, però in questo momento mi piace che la mentalità della squadra sia sempre quella di provare a vincere. E quindi insomma siamo contenti che ci abbiamo provato e non è andata. Vabbè, stavo pensando, vedendo la partita, a quello che stava succedendo all'Arena Garibaldi a Pisa. Questa SPAL che perde con tutte le grandi però vince il campionato probabilmente perché ha fatto punti con le squadre minori, le squadre mediane della classifica. Questo per dire quanto sia importante raggranellare punti con le squadre più deboli. Sì, sì, assolutamente, che ha perso tutti e quattro gli scontri diretti con noi col Pisa, quindi evidentemente è stata molto più brava di noi nelle partite sulla carta più abbordabili, però il campionato ancora non è finito, credo che oggi il Pisa lo abbia ulteriormente riaperto e vediamo cosa ci riserverà questo finale. È bello che tutte fanno punti, che tutte le partite siano equilibrate e decise da episodi e quindi siamo tutte in lotta per qualcosa di importante, sono sicuro che sarà un bel finale. Ma di per stagione. Te l'importante è il raggiungimento matematico dei play-off, seconda posizione particolarmente, che darebbe diritto di giocare in casa la prima partita dei play-off, oppure puntare ancora a guidare? Ma la settimana scorsa l'abbiamo detto, prima della partita con la Pistoiese puntavamo alla promozione diretta. Ora, dopo il pareggio con la Pistoiese e la vittoria sul Prato, eravamo lì a giocarsi il secondo posto è ancora a 3 punti, abbiamo lo scontro diretto in casa, credo che debba essere questa la nostra ambizione. Poi è sempre tutto lecito e cambia di settimana in settimana, però ecco, ad oggi il nostro obiettivo è quello di accorciare le distanze verso il secondo posto e poi mettiamo puntini. Ecco, all'inizio del secondo tempo i due cambi, uno, vabbè, noi diciamo ininfluente dal punto di vista tattico, Colombi al posto di Fioretti, che ho visto poco appariscenti ambedue, e poi Dan sostituito da Togni. Era prevista questa sostituzione imposta dalle condizioni di Dan? No, ma Dan aveva un fastidio al polpaccio che su questo campo duro cominciava un po' ad indurirsi e quindi abbiamo preferito non peggiorare la situazione. E poi, visto che avevamo sempre il pallino del gioco noi, avevamo sempre molto campo, Togni ci poteva dettare i tempi in maniera un po' più migliore rispetto a quello che avevamo fatto il primo tempo, dove avevamo fatto molto bene, ma magari c'era mancato troppe volte il passaggio filtrante o la rifinitura, quindi solo per questo. Ok, grazie, ciao.